non abbiamo una, dico una, prospettiva. E io mi rivolgo alla segretaria nazionale, regionale, coordinatore, provinciale, dateci una risposta. Qual è la progettualità? Brava Tiziana! Brava! Io prima ho sentito il collega del comune di Altomonte che diceva che i comuni, i sindaci sfruttano, fanno e hanno spinto i tirocini, il comune di Rende no. Mi sento di parlare a nome del comune di Rende, il comune di Rende aveva detto a luglio non partiamo con i tirocini, non siamo a posto. Perché partire a luglio quando la gente va in vacanza? Nessuno si può neanche formare ad un'attività lavorativa. No, la regione ha spinto perché... che aveva da mantenere quello che lui avevano come idea promesso e detto. Siamo andati a fare questo tirocinio, i primi due mesi non abbiamo fatto nulla, non c'era nessuno, qui a vostro, eravamo solo noi, le nostre famiglie erano a mare e noi invece lì abbiamo solamente occupato un posto. Siamo arrivati ad oggi, siamo a Natale, troppo finisce, ma il comune non ha spinto nulla, il comune dice siete delle risorse importantissime e non perché, come ha detto il collega di prima, andiamo a fare dei lavori che altri non fanno, perché ricopriamo anche dei lavori importanti nel comune e parlo sempre del mio comune. Quindi vi chiedo oggi, la vostra progettualità, visto che l'ente regionale non è in grado di formulare nessun tipo di proposta per noi tirocinanti, ex mobilità in deroga, attualmente fra poco disoccupati, quindi nelle file dei migliaia di disoccupati calabresi, chi c'è da 10 anni, chi da 15, chi da 20, noi ci siamo ahimè da qualche anno, ma sempre tutti li definiamo. Non c'è futuro, non c'è progettazione, la regione Calabria non sa cosa fare. Hanno fatto una pubblicità al bando Dote Lavoro che è una truffa fantastica. Ci metteranno in mano di un ufficio di collocamento il quale non ha mai convocato un solo lavoratore, uno brava, non ha mai convocato. Dove andremo insieme agli altri 20.000 disoccupati? Allora io a voi voglio dire, quando vi siete sbagliati, come Gian Vincenzo ha detto, ci hanno truffato anche a noi nell'accordo del 6 di dicembre del 2016, ci avete lasciato a casa gravemente, perché come ho detto al prefetto e lo ripeto a lei signor Castagna e a voi rappresentanti nazionali, perché queste cose le dovete comunque prendere in considerazione. Quando avete firmato quell'accordo eravate sprovveduti. Brava! Rispondete a questa domanda. Io mi sono curata che mentre nelle regioni del nord la mobilità in deroga per 36 mesi veniva pagata ogni mese e quindi sono arrivati a dicembre del 2016 che è scaduto secondo la legge Poletti questo accordo per il quale ci siamo trovati fuori, io con solo 17 mesi di mobilità anziché 36, ma non abbiamo preso i soldi che ci aspettavano perché la regione non pagava da due anni e un effetto retroattivo era una cosa gravissima, incostituzionale, perché lo avete permesso. Ma non voglio rimbancare il passato e dico, non lo so se siete stati sprovveduti, se ci avete venduto, se vi è stato comodo così, non lo so, non lo voglio neanche sapere. Però vogliamo una risposta ora, il 18 di gennaio, dove andremo noi? Allora, il 16 di novembre non è il caso di andare nuovamente alla cittadella. Brava, brava, brava! A Roma, a Roma! Ci sono incatenati come Oliveri, ma magari si incatenasse a Cacciuola Santa! E un Sbardano! Il concetto è che noi dobbiamo dare fastidio sul serio adesso, oggi, domani, vogliamo occupare, occupiamo l'autostrada, da Cosenza a Roma! Pure a Roma l'abbiamo! Esatto, noi esatto. Non possiamo venire alla città, noi nel comune di Rende, io mi permetto di parlare con tutti loro, noi non veniamo, tutti i comuni, preferiamo andare comunque a fare delle cose, il concetto è prendiamo una decisione, avete una progettazione?
libertà no, ve lo offriamo noi. Lavoriamo sui progetti, ci sono tanti progetti dell'inclusione, c'è Agenda 2000-2024, ci sono progetti comunali, nei comuni non hanno gli enti per fare la progettazione. Fatevi promotori voi come io sto facendo nel comune di Rende, ma io lo posso fare per noi, che siamo 30 persone, e ma gli altri 4.000, 5.000, 6.000, che cosa facciamo? Allora vi chiedo a lei, prima di parlare al segretario Biondo, ci dica qualche risposta, perché se no oggi è stato bellissimo, bellissimo condividere la brava, sfiga, no brava. Scusate, io la sfiga non la voglio più condividere, brava. Io voglio condividere un progetto futuro. Grazie. Grazie anche a Rosario Zazzaro, perché se io mi sono riavvicinata ai sindacati e anche grazie a lui.